Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati anche oggi con il nostro appuntamento di approfondimento del real estate internazionale. Allora oggi appunto queste tre notizie comparse in questi giorni, diramate in questi giorni, relative al mercato immobiliare di Dubai che necessitano a mio avviso di approfondimento. E qualcuno mi dirà: parli sempre del mercato immobiliare di Dubai, a parte che non è vero, ma sicuramente è un mercato molto particolare. È molto particolare perché sta anche a seguito di queste tre notizie vivendo un momento estremamente delicato e che appunto a mio avviso merita attenzione e approfondimento. Allora, vediamo innanzitutto quali sono queste tre notizie e poi cosa ci insegnano queste tre notizie, che è poi il titolo del video. Allora, le tre notizie sono, non necessariamente in ordine di importanza, dichiarazioni del presidente e fondatore di Damac. Ricordo che Damac è una delle società tra le più importanti di costruzione, tra gli sviluppatori nell'Emirato, che dice che il mercato immobiliare di Dubai ha bisogno di tempo, di un rallentamento, di un assestamento, in quanto la sovraofferta e quindi sostanzialmente la mole di case immesse sul mercato e non vendute è molto alta. Lui auspica ad un rallentamento, dice lui stesso, che Damac sta rallentando l'emissione di nuovi progetti sul mercato, evidentemente in attesa di vendere e smaltire quelli esistenti. E, è una, senza che ci sia bisogno, ovviamente è una posizione che condivido, perché continuare a immettere in un mercato che vede, poi ne parleremo, prezzi diminuire e preoccupazioni di vario tipo, nuovi immobili, se non si sono ancora venduti quelli esistenti, diventa veramente controproducente. Vorrei ricordare anche che, ahimè, Damac ha visto una diminuzione dei propri profitti nel secondo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018 dell'87%. Diminuzione dell'87%, e il titolo ha perso il 40% in borsa ad inizio anno, quindi certamente non un buon segnale. E un'altra notizia riguarda la preoccupazione delle banche, queste banche esposte a favore di questi sviluppatori, costruttori, che intravedono una crisi immobiliare importante, appunto diminuzione dei prezzi, diminuzione dei profitti, e quindi sono preoccupate sostanzialmente per un crunch, una difficoltà sostanzialmente di rientro. Anche questo è un campanello d'allarme certamente non positivo. Ultimo, ma certamente non in termini di importanza, è il rilevamento prezzi del terzo trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. È stato rilevata una diminuzione media dei prezzi del 16,5%, quindi i prezzi degli immobili a Dubai continuano a scendere in maniera molto importante, peraltro il 16,5% in 12 mesi non è poco, anche perché è superiore alla diminuzione del secondo trimestre 2019. Allora, ci sarà qui chi dirà: ma sono valori medi, sono dove ho venduto io, ovviamente i prezzi non sono diminuiti. Vorrei tranquillizzare anche questa persona dicendo che ciò che sostiene è una bugia. I prezzi sono diminuiti in ogni zona di Dubai, non ce n'è una, dico una, che abbia visto i prezzi aumentare. Sono diminuiti in taluni casi meno del 16%, è un valore medio appunto, con picchi, basta leggere lo studio, del 25%, e altre zone dove invece hanno perso il 9-10%. Quindi, ahimè, chi ha comprato un anno fa ha perso il valore del 9% piuttosto che il 25%, dipende dalla zona. Ma questi rilevamenti, queste rilevazioni, sono estremamente precise zona per zona. Quindi chi vi dice
ah, ma sono valori di cui non tener conto, sta raccontando una bugia. Sono estremamente precisi, chirurgici, divisi per zona. E ribadisco, ahimè, non ce n'è una che abbia visto incrementare il proprio valore. Ci sono zone che hanno tenuto un po' meglio, hanno visto diminuire meno. E ribadisco che ciò che ho appena detto e ciò che dirò è supportato da dati reali, da dati peraltro verificabili, e in effetti nei commenti di questo video citerò i links come sempre e le fonti da cui traggo questi numeri, queste considerazioni. Quindi queste tre importanti notizie, e cioè il presidente di Damac che dice il mercato immobiliare di Dubai ha bisogno di un rallentamento, secondo le banche preoccupate per il crunch, e terzo rilevamento prezzi del terzo trimestre ancora in caduta libera. Cosa ci insegnano queste tre notizie? Che non dobbiamo comprare casa a Dubai per investire? Ma non necessariamente, non la vedo così drastica sinceramente, però ci insegnano delle cose molto molto importanti. Allora, ci insegnano innanzitutto che dobbiamo smetterla di credere ai fuffaroli, scusate, a chi si erge ad esperto e con termini ridondanti garantisce con certezze e sicurezze assolute, ritorni pazzeschi sugli investimenti immobiliari a Dubai. A Dubai, come in qualsiasi altro angolo della terra, non esiste, mettiamocelo bene in testa, investimento immobiliare o mobiliare che sia esente da rischi. No, la parola sicuro al 100%, certo, e con numeri alti non esiste. Vi stanno imbrogliando, vi stanno fregando, vi stanno raccontando una bugia. Ho pubblicato proprio in questi giorni sui miei canali social un messaggio vocale giratoci da un cliente e ricevuto da un venditore di casa a Dubai, dove dice che all'interno di un progetto importante in Dubai Marina, dove gli appartamenti ad una camera da letto vengono venduti all'equivalente di 500.000 euro, grazie a lui, agli importanti contatti con la società costruttrice, riesce ad averli e venderli a 350-360.000 euro. Allora, premesso che già dovete piantarla di credere a chi vi propone sconti di questo tipo, cioè, voglio dire, nessuno lo può fare. 350-360.000 euro, già lì qualche campanellino d'allarme vi deve suonare. Altra cosa, andatevi a fare una ricerca molto semplice nel web, andando a vedere a quanto le agenzie immobiliari propongono appartamenti ad una camera da letto in quello specifico progetto, e vedrete che il costo è al cambio attuale di 307.000 euro circa. Quindi piantatela di credere a chi vi racconta le bugie. Capisco che siano tutte scene ad effetto, però imparate a essere concreti. Cosa ci insegna ancora? Ci insegna a guardare i dati, alla importanza dei dati. Non possiamo sottovalutarli o dire sono valori medi. Sono campanelli d'allarme, in taluni casi, molto importanti, e quindi va valutata con estrema attenzione, e anche va valutato il rischio dell'investimento immobiliare. Chi entra a Dubai deve sapere che in questo momento storico le cose sono così. Possiamo dire l'Expo, possiamo dire tante cose, però sappiate che stiamo vivendo questa curva discendente e importante, pesante. E sono cose fondamentali di cui tener conto. E altra cosa che ci insegna è che dobbiamo imparare ad ascoltare i professionisti che ci dicono le cose come stanno. Le cose come stanno significa appunto sottoporre al cliente anche i punti di debolezza di un investimento immobiliare. E chiunque vi consigli oggi di investire in immobili a Dubai deve avere comprovata esperienza, ma non parlo degli ultimi 2-3 anni, parlo di esperienza di molti anni, magari ottimo se è passato già nella crisi del 2008-2009, e per poter valutare la miglior soluzione oggi d'acquisto all'interno della città, dell'Emirato. Quindi tutti elementi molto importanti, non ci si deve spaventare.
si deve valutare con estrema lucidità e attenzione. Quindi io per oggi vi saluto e il mio promemoria è proprio questo. Attenzione a chi vi fa le promesse di ritorni pazzeschi e di certezze sull'incremento del valore degli immobili, e vale in qualunque angolo della terra. Chi vi promette redditività altissime, e vale anche qua per investimenti immobiliari e mobiliari. E non da ultimo, affidatevi a professionisti di comprovata esperienza. Per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.